30% circa dell'IMU. L'hanno portato, ma dice il sindaco subito, prontamente, perché lui è molto pronto, pur di parlare, pur di tagliare nastri, pur di mettersi in evidenza ai giornali. Lui ha detto, ma confronta Manduria, confronta Vetrana, noi non dobbiamo parlare di Manduria, noi non dobbiamo parlare di Vetrana, noi dobbiamo parlare di noi. Bravo! Noi, un paese purtroppo che non abbiamo le marine, quindi la seconda casa non l'affittiamo 3.000 euro al mese il periodo di estate, noi la seconda casa i nostri genitori ce l'hanno donata, non ha pensato a ridurre se un genitore dà incomodato d'uso la seconda casa al figlio, no, pure su quella casa tassata. Io credo che le bugie dette da quel giovanotto molto bello che usa facilmente la cravatta, che da questo palco ha cantato la legalità, gli atteggiamenti di stile mafioso della vecchia amministrazione. Beh, io vi chiedo a voi cittadini, se quel falso ragazzo che a volte esagera, io posso dire che la mattina mi alzo e la gente la vedo triste, la vedo triste, e l'altro giorno quanto me ne hanno dette, ero così demoralizzato che volevo dimettermi da consigliere comunale l'ennesima volta e trasferirmi in un'altra comunità. Ma le radici e lo spirito combattivo che mi contraddistingue, la lealtà, non importa che parecchia gente ha invidia di me, però parecchia gente mi stima, mi rispetta. Però il mio rammarico vedere quegli amici consiglieri e li guardavo negli occhi e dicevo rinviamo il consiglio comunale, rinviamolo. Ragazzi, non è possibile, con la Tarsu noi pagheremo a giugno dell'anno prossimo. Invece, ragazzi, il regalo di Natale, oltre l'albero donato dall'Igeco, il regalo di Natale saranno che entro il 16, entro il 30 dovremo pagare. Non dico dovrete pagare, perché io prima di tutto sono un cittadino. Poi possono dire quello che vogliono, che ho gli scheletri nell'armadio. Beh, io oggi veramente mi sono preoccupato, signori. Ha detto non ti larga moto a Lucomizio che tiene gli scheletri dentro l'armadio. Beh, signori miei, io penso di aver sempre lavorato. Io ricordo Luigi, che da sempre, io ero piccolino e veniva quando io affettavo i salumi, un'altra signora che mi hanno conosciuto, io non ho mai rubato, io ho sempre lavorato. L'unico difetto è che quando ero ragazzino ero un po' vivace. Beh, è meglio essere vivaci e non falsi, è meglio essere vivaci e non furbi, meglio essere vivaci e non cattivi, perché la cattiveria che cova in quelle persone così presuntuose, io dico che con la mia semplicità, con la mia umiltà, con il mio semplice sorriso do la felicità alle altre persone. Io vedo invece qualcuno che se ne scappa, quando li vede evita, e invito tutti voi cittadini di ignorarli, di non dargli neanche retta, perché dargli retta vuol dire dargli agio. Loro sono niente, loro sono nessuno, ma sono nessuno anche nella loro vita. Bravo, bravo. Io mi ricordo che li vedo la mattina e la sera in piazza, la mattina e la sera sul comune. Lo so, lo so, vi rode, è il primo comizio, ma non sarà neanche l'ultimo.
ritornando sugli scheletri dell'armadio, veramente sono andato quando mi hanno detto c'hai gli scheletri nell'armadio. Mia moglie ha detto scusa Grazia, ma che stai facendo? No, veramente un amico di maggioranza ha detto che c'ha gli scheletri nell'armadio. Io pensavo che mia moglie avesse magari un amante, non lo credo perché non lo penso, però hai gli scheletri nell'armadio, chiedo cosa significa. Allo cimitero sono di fuori. Quindi cittadini, io con questo chiudo e invito l'amico del giornale Viva Voce di farvi un saluto anche lui e vediamo anche lui come la pensa di questi ragazzi che in fondo nella vita saranno anche dei bravi ragazzi, ma hanno dimostrato che politicamente la politica non sanno neanche cos'è fatta, la mediazione non sanno cos'è fatta, il rapporto umano se lo possono anche dimenticare. Io vi saluto, scusate se in qualche frase non sono stato chiaro, però non è facile perché io la crisi la sento, la crisi la sento sulla pelle. Io ho delle collaboratrici, dei collaboratori nelle mie aziende che spesso mi vedono sbrontolare solo, come dicevo prima. Cosa c'hai Graziano? Non ce la stiamo facendo. I mortacci delle tasse, i mortacci della spazzatura, i mortacci di chi non ci crede a questa crisi. L'avremmo potuto sistemare ragazzi, perché Sava è un bel paese, è un paese importante, sarebbe stato chiaro e pacifico un confronto leale con l'opposizione. Rinviamo, parliamo, chiamiamo i cittadini, cittadini non possiamo fare un'altra villa nuova, però teniamo la pressione fiscale bassa, cioè non vi faccio pagare tasse, sicuramente avresti fatto più bella figura, invece no, tu vuoi fare lo spendaccione. Ma lo spendaccione non perché vai a prendere i finanziamenti, fai lo spendaccione togliendo i soldi dalla tasca dei cittadini. I grandi